Dopo Madrid, Barcellona, Berlino, ero giunto il momento più atteso. La competizione sportiva di nuoto più importante, in Russia. Dopo un breve transito a Monaco, arrivo insieme alla delegazione italiana a San Pietroburgo. Il bello di andare a gareggiare fuori dal tuo paese è che non sai mai dove puoi capitare. E a volte puoi rimanere esterrefatto dalla bellezza e dalla storia del luogo che ti accoglie. Come a San Pietroburgo, la sua storia imponente, la sua architettura, ti lasciano senza fiato. Purtroppo la gara non andò come mi auguravo. Tanti mesi e anni a sudare e a faticare per quei pochi minuti di gara. E lì ti giochi tutto. Ma d'altronde non si è sempre primi e la perfezione dopo un po' può anche annoiare. Ma è proprio questo il bello. Se un sogno ha tanti ostacoli, significa che è quello giusto. Ciao. Posso? Certo. Io sono Massimo. Lo so. Sono un traduttore. Facevo la traduzione simultanea mentre ero in conferenza stampa. Ok, scusami. Che devo di aver fatto una figuraccia. No, no.
Io sono Vladimir. Piacere. Che cosa bevi? Che, birra? Sì. Perché? No, qui un vero uomo deve bere vera vodka, liscia. A pranzo? Sei in Russia. No, grazie. Io non sono abituato. Sono astemio. Astemio? Sì, vabbè, un po' di birra non ha mai fatto male a nessuno, no? Beh, sì, se sei astemio. Ok, allora diciamo che durante l'allenamento è meglio non bere. Ah, allora sei un finto astemio. Esatto. Cretino. Sì. Ma è una brutta parola, non si... No, si può usare. No, anzi, si dice anche troppo. No, vabbè, a parte gli scherzi, lo sai parlare bene l'italiano. Grazie. Beh, con tutto quello che ho studiato. Sai, non sono mai stato in Italia. Ho fatto lezioni pratiche, però una volta o l'altra mi piacerebbe davvero venire dalle vostre parti. Dai, e perché non vieni allora? Forse per me sarei già lì. È una storia un po' complicata, Massimo. Io vivo con mia madre, lei è molto malata e in più sto continuando gli studi e i soldi non sono mai abbastanza. Beh, potresti trovare un altro lavoro da qualche altra parte. Dove? Per fare che cosa? Ci sarà un sogno nel cassetto. Sì, mi piacerebbe fare il traduttore per una casa editrice. Ah, dai, fico. Ma vedi, magari è da qualche altra parte allora che troverai la tua strada. E poi che cosa succede? Credi che la felicità sia abbandonare la propria casa e poi per cosa? Per te, per la tua vita, il tuo futuro. No, credo che abbandonare il proprio paese sia come disertare dalle proprie origini e dalla propria identità. E stasera cosa fai? Devo finire una traduzione per un mio amico. Però dopo cena, se vuoi, ci possiamo vedere. Ok. E mi porti in un posto tipico russo? Sì. E ti faccio bere la vera vodka liscia. Va bene. Ci sto.